King of Beers. Dopo un inizio molto equilibrato, dunque la partita ha preso per adesso la strada di Chicago, soprattutto grazie alla straordinaria percentuale nelle conclusioni da tre punti. Tre ne ha messe dentro Michael Jordan su quattro tentativi, due sono di B.J. Armstrong ed una anche di Trent Tucker, uno su uno da tre per Tucker, dunque 6 su 7 da tre punti per Chicago, e questa è un'arma davvero importantissima, scusate. Sì, infatti in queste finali sta tirando molto bene John Paxson, un 7 su 11 da 3. E l'altra partita ha fatto 12 punti, 4 tiri da 3 punti. Interessante anche il fatto che la squadra ospite in questi finali sta vincendo alla grande. E su 7 partite giocate fra finale e regular season, la squadra ospite ha vinto ben 6. Ecco, io vorrei riuscire a capire che cosa sta tirando con una fionda il gorilla sulle tribune. È qualcosa di gradito, perché gli spettatori corrono alla caccia di questo oggetto che il gorilla spara, vedete, con questa fionda, aiutato da due assistenti. Grande entusiasmo quando arriva questo regalo, però purtroppo noi non siamo in grado di dirvi che cosa è che viene lanciato. Forse sarà, non so, dentro magari c'è un fazzoletto, una sciarpetta, una piccola bandiera, non sappiamo proprio dirvi che cosa. Qualche articolo legato, diciamo. Sì, qualcosa legato probabilmente ai Phoenix Suns. Will Perdue in piedi sulla sinistra ha fatto la sua apparizione in gara 5. Praticamente non l'abbiamo visto mai toccare una palla, ha lavorato sotto i tabelloni, generosissimo. 3 rimbalzi ma 0 punti per Will Perdue. Forse anche 0 tiri. Può darsi. Io non ricordo di averlo visto mai andare al tiro. Big foot, piedone, Will Perdue, grande idolo dei tifosi del Chicago Stadium, ed ecco che è ripreso il gioco. Horace Grant serve B.J. Armstrong, ancora per Horace Grant. Iniziativa personale di Grant, poi serve Pippen. Pippen si fa strada da solo, buon rimbalzo di Scott Williams, canestro di Scott Williams. Sono importantissimi questi rimbalzi in attacco, così per Chicago. Che si è visto dominare in gara 5, Phoenix ha vinto la battaglia dei rimbalzi 45-35, e Mark West già 3 falli a carico, e Scott Williams cerca questa azione da 3 punti, però sbaglia il tiro, rimbalzo di Pippen, rimbalzo di Barkley questa volta. Stoppato da Mark West, Pippen si è rifatto, Mark West dopo aver lasciato quella strada incredibile per il rimbalzo a Pippen. E poi Danny Ainge ha sbagliato un tiro da 3, nuovamente in attacco Chicago, servito B.J. Armstrong e poi ancora il playmaker di Chicago, Tucker, Horace Grant. Horace Grant 1 contro 1 su Mark West, che tra l'altro non può gravarsi di un quarto fallo. Siamo allo scadere, non vale, questa penetrazione di B.J. Armstrong arriva a 24 secondi già completati. E senza Jordan non c'è manco un punto di riferimento. Ecco, Armstrong qui avrebbe dovuto fare l'arresto e tiro invece di andare sotto, peccare la stoppata di West e anche far scadere i 24 secondi. Charles Barkley, uno contro uno con Grant. Vuole il tiro, Barkley tiro corto, Mark West riesce soltanto per un attimo a controllare la palla, ma gli viene deviata da un difensore dei Bulls, rimessa in campo per Chicago. Male al tiro su azione Charles Barkley, che ha 4 punti solo sui liberi. Sì, nessun tiro in azione per Charles Barkley, molto sottotono. Ecco, intanto esce Horace Grant, entra Stacey King. L'impressione è che Phil Jackson stia facendo ruotare i suoi uomini al meglio, evidentemente vuole preservarli, forse comincia a esserci un po' di stanchezza. Dan Marley finta il tiro, poi entra e realizza da corta distanza, riportando Phoenix a meno 7. Buono il movimento di Marley, si è sentito il fiato del difensore dietro e cambiato leggermente il tipo di tiro per evitare questa eventuale stoppata. Ancora Tucker! Gli esterni di Chicago stanno cercando bene, Tucker 7 punti, l'entrata di Kevin Johnson molto difficile, acrobatica.
quando lui comincia a far entrare questi tiri difficili, può essere una cosa positiva per Phoenix, che si trova ancora sotto di 9 punti. Un 3 su 9 per Chicago, 3 su 7 in questo secondo quarto per Phoenix. Sbaglia Pippen il suo classico tiro appoggiato al tabellone. Danny Ainge, il tiro da 3 di Ainge, a segno Danny Ainge. Ho un minimo dubbio sul... Sì, forse aveva il piede sulla riga, adesso vediamo la conferma o no di se sono stati 3 punti o meno. Fallo intanto fischiato a Kevin Johnson. Ed ecco che sta per entrare Tom Chambers in campo. Qui rivediamo Danny Ainge che cattura questo rimbalzo, poi va tutto da solo in contropiede, ecco l'arresto, il tiro è da 3 punti, non ci sono dubbi. 2 bombe per Danny Ainge. Si ha evitato benissimo di pestare la riga. È andato proprio al limite, eh? Tanto... Fuori Barkley e dentro Tom Chambers. Anche Paul Westphal cerca di risparmiare il suo miglior giocatore. Vediamo Pippen alle prese con Oliver Miller, molto più rapido, ma viene stoppato, anzi si trattava di Stacey King, non di Pippen, scusate. Beh, buone stoppate per Oliver Miller, che non so se possiamo vedere inquadrate le sue braccia, però sono lunghissime, e anche se pesa intorno ai 130 kg, è un giocatore che salta molto bene e anche rapido. Buon tempista, bello questo passaggio schiacciato, Stacey King però si fa soffiare il pallone, stava per fare altrettanto Tom Chambers. Kevin Johnson invece salva tutto con la sua grande rapidità, passaggio schiacciato per Chambers che serve Miller sotto, tap-in in correzione, una delle specialità di Miller che sbaglia magari canestri facilissimi, poi corregge i suoi tiri, questa volta sbaglia, si arrabbia anche molto. È già la seconda volta che ha sbagliato un tiro da sotto. E secondo fallo fischiato Scott Williams, ecco il replay da stoppata data a Stacey King da Oliver Miller, ed ecco il fallo di Scott Williams ai danni di Oliver Miller, che per un attimo abbiamo visto inquadrato. Danny Ainge cerca di incunearsi, poi generosissimo si butta a corpo morto sul pallone, Miller fuori per Kevin Johnson, penetrazione di Kevin Johnson, tiro di Tom Chambers. Chambers un buon inizio, riesce a realizzare questo primo tiro, solo 5 punti di vantaggio per Chicago, era a quota più 11. Intanto è entrato Michael Jordan che perde un po' malamente questa palla, scuote la testa. Ecco un timeout in campo per i Phoenix Suns. Tenuto anche per noi di 5 secondi. La nazionale di basket ha scelto ASICS. 6 minuti e 46 secondi da giocare in questo secondo quarto, dunque si riduce il margine di vantaggio di Chicago. Danzano e ballano al ritmo della musica sulle tribune dell'America West Arena di Phoenix i tifosi dei Suns. Vedete, con tanto di bambini piccoli, ce n'è davvero di tutte le età, di tutti i gusti, di tutti i colori, direi, di tutti i colori, questi tifosi vestiti di blu, di bianco, di rosso, insomma, questa molto pittoreschi. Questa gara 6 è la sesta volta in questi playoff che Phoenix affronta una partita della possibile eliminazione, e chiaramente 5 volte hanno vinto perché sono ancora qui e perciò sono abituati a questo clima dall'ultima spiaggia, però Chicago fino adesso non ha affrontato nessuna partita nei playoff di eliminazione, perché nessuna squadra, solo New York è arrivato a quota 2 e poi anche Phoenix adesso 3-2 per Chicago. Ecco il gorilla al centro del campo con il suo cartello Beat the Bulls, battete i Bulls, Go Suns. Un po' di rap music alla America West Arena, e si balla anche. E questo bambino ha l'onore di apparire in televisione davanti a decine di milioni di persone, preso in braccio dal gorilla, non mi sembra proprio contentissimo.
avrà un po' di paura di questo gorilla, sicuramente. Una bambina, tra l'altro, non un maschio. Go Suns. Ecco che il gorilla cerca di rassicurarlo, vedete il punteggio 43 a 38 per Chicago, 5 punti di margine e facciamo altri 5 secondi di pausa. Totti, se non giochi, non vinci. E abbiamo l'opportunità di rivedere ancora l'ottima conclusione da 3 punti di Danny Ainge, 2 su 3 per lui dalla grande distanza. E qui vedete la generosità anche del combattente Ainge, questo veterano, ben 6 finali NBA alle spalle. Vedete? Con tre differenti squadre, Boston, Portland e Phoenix, e qui però parlano di... Sono solo 5 giocatori che hanno giocato finali NBA con tre differenti squadre. C'era Will Chamberlain, io poi non sono purtroppo riuscito, stavo cercando di capire cosa, di tradurre il cartello e non sono riuscito a leggere quali altri giocatori erano. Erano giocatori degli anni 50 praticamente. Fallo fischiato a Bill Cartwright, terzo fallo personale, quarto fallo di squadra. Oliver Miller che sarà in lunetta per tirare questi 2 tiri liberi. Discussione fra Darryl Garrettson, capo degli arbitri NBA, e Bill Cartwright, questo veterano, 13 anni di esperienza nell'NBA. Tanto viene si conoscono da molti anni questi due. Un punto, un rimbalzo e 3 stoppate per Miller fino a questo momento. Intanto a Bill Cartwright è stato attribuito il secondo fallo personale, non il terzo. C'era un errore nel mio conteggio. Solo 3 punti, Phoenix dunque si è riportata sotto dopo essere stata a meno 9 anche per alcuni minuti. Michael Jordan scarica per Scott Williams. C'è il taglio di Scottie Pippen, ancora su Horace Grant, tiro corto di Horace Grant che proprio sembra tagliato fuori dal gioco in questo momento. Ha subito un brutto colpo dal punto di vista psicologico, credo, con solo un punto in gara 5, perciò sta stentando di recuperare il morale. Del Marley, 5 secondi per andare al tiro, forza questa conclusione non trovandola, ma Horace Grant sta per compiere un grave pasticcio, riesce a salvare questo pallone, a servire BJ Armstrong, torna in avanti dunque Chicago. Ecco Scott Williams, anzi scusate, Bill Cartwright, poi c'è il tiro da fuori di Scottie Pippen. Chicago più 5. Oliver Miller per Tom Chambers, un tiro in corsa, un po' come azzardato questo tiro. Ci vediamo l'attacco di Chicago. BJ Armstrong per Bill Cartwright che gli restituisce il pallone. Tom Chambers non lascia spazio in questa circostanza a BJ, quindi ecco Air Jordan, cambia gioco. Pippen finta il tiro, non tira da 3 Pippen, ancora il tiro appoggiato al tabellone, ma il rimbalzo è di Tom Chambers. Danny Ainge per KJ, arresto e tiro, sbaglia anche KJ, arriva con una specie di pugno al pallone Tom Chambers e lo spedisce sul fondo. Sì, cercava di tirarlo così in gioco. Danny Ainge che marca di anticipo Michael Jordan, cerca di farlo muovere molto per ricevere la palla. Questa è una cosa che... una buona tattica difensiva di anticipare i passaggi a un bravo marcatore per farlo stancare un po'. Rientra Charles Barkley per Tom Chambers che presumibilmente a questo punto giocherà da pivot. Si cerca sotto Bill Cartwright, intanto le percentuali 36 per Chicago, 29 per Phoenix, percentuale molto basse in questo secondo quarto. Sta per rientrare Scott Williams, vuole maggior intensità ai rimbalzi Phil Jackson. Ecco Kevin Johnson che supera la metà campo. Io ho detto che è entrato Barkley per Tom Chambers, è entrato Barkley per Miller ed è Chambers che va a giocare al ruolo di pivot. Ecco Tom Chambers servito, schiacciata rovesciata per Tom Chambers, grande esultanza